Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact dopo un po' di tempo, me ne rendo conto, ma perché come vi avevo annunciato tempo fa, avendo formattato il computer, ho perso, diciamo, tutte le immagini, ho perso tutte le strutture che solitamente utilizzavo per creare quelli che sono i miei contenuti. Ho finalmente recuperato qualche cosina, però nel mentre stavo appunto recuperando le mie immagini, stavo recuperando un pochettino tutta la, diciamo, tutta l'impalcatura dei miei video, ho approfittato sia dei consigli che mi sono stati dati anche sotto i precedenti video che ho fatto, i consigli, le critiche, tutto ciò che effettivamente ha avuto un qualcosa di costruttivo per me, e quindi ho deciso di impostare il mio format che personalmente ho chiamato Tu come lo giochi, come una sorta di analisi e valutazione che faccio anche per i personaggi di un altro gioco, che è quello di Opera Omnia. Quindi di conseguenza ho deciso letteralmente di provare a schematizzare e provare a rendere un video che solitamente facevo registrando direttamente dalla mia PlayStation, a schematizzarlo e renderlo magari un po' più fruibile, cercando di ridurre un pochettino quello che è il tempo anche di attenzione e il tempo di registrazione del video. Ovviamente questa è una premessa che faccio per questa tipologia di video, aspetterò come sempre i vari feedback e poi deciderò effettivamente che cosa fare. Oggi sto provando questa nuova composizione sul personaggio di Rosaria. Sapete benissimo che Rosaria per me è stato un personaggio che ho aspettato da tanto tempo, ho voluto assolutamente pullare, nonostante molti l'hanno criticata pesantemente e hanno addirittura deciso di skippare perché appunto essendo un 4 stelle, per molti non valeva la pena investire su questo personaggio. Invece io credo che Rosaria comunque, così come quasi tutti i personaggi di Genshin Impact, abbia delle caratteristiche che ovviamente sfruttate nella maniera migliore possano effettivamente accompagnarci all'interno dell'avventura. Per quanto riguarda Rosaria, come potete vedere a schermo, ho deciso di preparare una sorta di schematizzazione per quanto riguarda la mia soggettiva realizzazione di come vedo Rosaria all'interno del gioco. Quindi ovviamente magari non ci saranno delle idee, non ci saranno comunque dei punti in comune, ma ci tengo anche a poter dare la mia idea proprio magari per creare un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa che ancora effettivamente non si è visto. Per quanto riguarda Rosaria, io la vedo, o comunque provandola, giocandola e avendola adesso finalmente sul mio account, l'ho vista molto come incentrata principalmente come un DPS, che può essere comunque un DPS main, quindi protagonista principale, o anche un sub-DPS che può far comodo in certe situazioni. Però dal lato stesso non va anche va anche sottolineata la grande importanza di Rosaria che può essere anche utilizzata come supporto. Magari non tutti saranno d'accordo sul fatto di utilizzare Rosaria come supporto, ma ci sono degli accorgimenti, ci sono comunque anche delle cose che possono effettivamente permettere di utilizzare Rosaria come un supporto e non solo come un DPS, che sia principale o secondario. Per quanto riguarda un pochettino quelli che sono pro, contro, in generale un'analisi così fatta un po' a sommi capi per quanto riguarda Rosaria, ho sottolineato quelli che sono ovviamente secondo me le parti più importanti, sia come pregi che come anche difettucci, tra virgolette. Per quanto riguarda i pregi, ovviamente dobbiamo sottolineare la buona capacità di Rosaria di essere un buffer o debuffer in base alla situazione e soprattutto se si soddisfano le richieste. Come richieste intendo che la quarta ascensione, ad esempio, sblocca la possibilità di rendere Rosaria una buffer, permettendo di aumentare il crit rate per quanto riguarda ovviamente il party, mentre invece il lato debuffer viene sfruttato unicamente quando le costellazioni diventano 6. Quindi diciamo che sono comunque due piani diversi dello stesso personaggio, perché il primo può essere ottenuto anche da free to play, portando comunque l'ascensione a un livello superiore, permettendo a Rosaria di essere una buona buffer.
mentre invece il debuff non è esattamente una soluzione free to play, o comunque può essere una soluzione free to play se si ha abbastanza fortuna, perché in quel caso vanno considerate le costellazioni e non le ascensioni. Quindi diciamo che qui un pochettino si inizia a faticare. Per quanto riguarda poi la sua versatilità, come ho già detto prima, la vedo come DPS, che sia principale o secondario, e come supporto. Quindi diciamo che il personaggio di Rosaria può essere giocato in tanti team, sempre ovviamente facendo degli accorgimenti che comunque andremo a vedere più in là. L'elemento offensivo, che secondo me viene rappresentato dal ghiaccio. Il ghiaccio è un elemento all'interno del gioco che ha praticamente reazioni offensive, quasi tutte le sue reazioni sono offensive. Si basti pensare comunque al Melt, si basti pensare comunque al Superconduct, si basti pensare anche all'effetto Shatter, che comunque è un collegamento al Frozen, che sembra essere comunque quello meno offensivo, ma anche il Frozen ha le sue peculiarità. Consideriamo anche il fatto che l'elemento di ghiaccio ci permette veramente di essere affine ad altri elementi, e quindi è abbastanza interessante dal punto di vista proprio versatile e anche elementale. Buone sinergie con gli elementi affini ovviamente è una caratteristica che un po' tutti, grazie al team building, hanno ormai iniziato a capire o sfruttare nella maggior parte dei casi, come per esempio i personaggi Anemo, che in un team elementale permettono di boostare i danni elementali grazie al set Viridescent. Ma non è soltanto questo, è anche il fatto che comunque molti team, giocando anche con elementi diversi, riescono ad ottenere comunque una buona sinergia. È vero che, così come il ghiaccio, anche il fuoco, anche l'anemo, anche il tuono, in base a chi lo metti, permette di avere delle sinergie elementali affini, ma secondo me l'elemento del ghiaccio è uno tra quelli migliori per quanto riguarda il punto di vista offensivo del gioco. Costellazioni più facili da ottenere, ovviamente non per me, perché avendo pullato quasi 70 pull sul banner di Tartaglio ho ottenuto una sola copia di Rosaria, quindi diciamo che la situazione è abbastanza tragica. Però c'è da dire che, essendo comunque un personaggio 4 stelle, è molto più probabile che possa saltare fuori durante le nostre pull, anche perché abbiamo la possibilità adesso di trovarla anche nel banner permanente. Quindi in base a dove si pulla e in base ovviamente anche a come si pulla, si ha più probabilità di ottenere diverse costellazioni di Rosaria. Per quanto riguarda invece i piccoli difettucci, o comunque le cose un po' negative che voglio sottolineare ovviamente del personaggio, è che abbiamo una capacità offensiva limitata, perché, come vedremo, se non utilizzata come DPS prevalentemente fisica, non abbiamo una vera e propria capacità offensiva di Rosaria, a meno che vedremo poi successivamente come utilizzarla anche come supporto abbastanza aggressivo. E poi, vincolata alle costellazioni, perché con il discorso che ho fatto prima, ci sono ovviamente delle costellazioni che permettono a Rosaria di incrementare il suo potere offensivo e quindi darle una mano proprio per quanto riguarda quelle capacità offensive che sono limitate, come ho detto poco fa. Ma adesso ne parleremo con calma. Per quanto riguarda le costellazioni, che invece tento di sottolineare dal punto di vista più logistico, più tecnico forse del gioco, tendo a sottolineare la prima, la seconda e la sesta, in quanto secondo me sono le costellazioni che sono più importanti in base al ruolo che si vuole attribuire a Rosaria. Ad esempio, la prima costellazione, che permette a Rosaria di aumentare la sua velocità di attacco e i suoi danni da attacchi normale del 10% per 4 secondi quando effettua un colpo critico, direi che comunque è una buona costellazione per iniziare a giocare Rosaria come DPS. Non propriamente un DPS fisico, perché abbiamo la possibilità di aumentare la velocità dell'attacco e gli attacchi normali in generale, quindi non per forza dobbiamo avere una Rosaria prevalentemente fisica. Però già per avere una Rosaria discreta come DPS, la prima costellazione penso che sia quasi necessaria, penso che sia quasi obbligatoria. La seconda invece ancora meglio se si vuole utilizzare una Rosaria un po' più supporto, in quanto la durata della falce di ghiaccio lanciata con Rites of Termination viene incrementata di 4 secondi, quindi 4 secondi in più per quanto riguarda la burst, quindi un prolungamento dell'effetto della burst, può solo che far bene se si vuole utilizzare Rosaria come supporto per
per avere comunque la possibilità di spammare continuamente la sua burst e quindi fare danni di tipo ghiaccio e permettere le reazioni col ghiaccio di cui stavamo parlando poco fa. Infine, la sesta costellazione, Divine Retribution, dove abbiamo l'attacco di Rites of Termination che diminuisce la resistenza fisica dell'avversario del 20% per 10 secondi. Questa è la costellazione più potente, ovviamente essendo la sesta, che permette a Rosaria di essere un eccellente DPS in generale, ma soprattutto un eccellente DPS fisica, proprio perché lei comunque, anche se non sembra, rende davvero meglio, secondo me, come DPS fisica. Può rendere anche come supporto, dipende dove la si gioca, ma secondo me veramente il ruolo principale che spetta a Rosaria è senza ombra di dubbio DPS fisico. A malincuore, perché io volevo comunque utilizzarla come supporto, cerco di utilizzarla come supporto, ma mi rendo conto che effettivamente anche per una praticità di utilizzo del personaggio stesso, forse come DPS fisico potrebbe effettivamente rendere molto meglio. Per quanto riguarda invece la build, adesso entriamo in un discorso un po' più complesso, ci sono delle armi che ovviamente mi permettono di consigliarvi quello che è, secondo il mio punto di vista, anche da un punto di vista di free to play, prevalentemente free to play, dato che io non spendo praticamente più nulla all'interno su questo gioco, quindi mi sento anche di potervi dare un piccolo suggerimento per quanto riguarda il punto di vista di free to play e poi successivamente anche un punto di vista per chi magari effettivamente ha la possibilità di poter spendere, tra virgolette, un po' di più. Per quanto riguarda una build da DPS fisica, quindi concentriamoci di più su per quello che secondo me è il suo ruolo principale, quindi il ruolo di DPS fisica indipendente, quindi che può stare comunque sul campo da battaglia senza avere troppi vincoli attorno, sia vincoli elementali o vincoli di sinergie, vincoli di bonus in generale, ma una build fisica proprio indipendente, abbiamo la possibilità di darle come armi la Crescent Pike, la Frostbane oppure la Deathmatch, che sono tre tra le lance che secondo me sono le più indicate per una build DPS più fisica. La Deathmatch ovviamente di meno, però essendo la Deathmatch comunque ottima dal punto di vista di attacco e crit rate, che comunque a Rosaria servono parecchio, ho deciso effettivamente di metterla là in mezzo, anche se secondo me la lancia perfetta per una Rosaria DPS fisica sia senza ombra di dubbio la Frostbane. La lancia che abbiamo ottenuto dal capitolo nuovo, o comunque dall'espansione che ci ha permesso di ottenere questa lancia, sicuramente ci aiuta perché, come scritto, abbiamo un bonus di danno fisico per quanto riguarda ovviamente la substats, quindi possiamo letteralmente aumentare i danni fisici che ovviamente facciamo ai nostri avversari. Vi ricordo che i danni fisici sono una statistica a parte che va separata da quella che è l'attacco generalizzato, quindi aumentare comunque il danno fisico, il bonus di danno fisico, è senza ombra di dubbio una soluzione geniale, e quindi per lei è assolutamente perfetta. Senza considerare il fatto che abbiamo la capacità di sfruttare entrambi i bonus, perché per chi non lo sapesse, la Dragon Spine permette di effettuare un danno extra se il nemico è influenzato dallo status Crio o dallo status Frozen, quindi di conseguenza lei, essendo un personaggio di tipo ghiaccio, sfrutta non solo il suo bonus fisico che le consente di fare tanti danni, ma al tempo stesso anche l'attacco addizionale dal danno ghiacciato, che verrà sfruttato in base al suo attacco. Quindi aumentare l'attacco e aumentare l'attacco fisico con questo tipo di lancia le permetteranno di fare tantissimi danni. E poi la Crescent Pike, perché comunque la Crescent Pike allo stesso modo possiede un bonus di danno fisico, danni extra anch'essa in base all'attacco, quindi senza vincolo comunque dell'elemento ghiacciato, e di conseguenza potrebbe anche essere data a un altro personaggio, e poi relativamente semplice da ottenere e anche da raffinare. Stessa identica cosa per la Dragon Spine, dato che la Dragon Spine può essere craftata, basta avere i progetti e i materiali necessari e si può portare a un refine di livello elevato, quindi sia Crescent che Dragon Spine sono comunque
due lance estremamente potenti. La Deathmatch è una lancia che comunque si può ottenere in maniera immediata, dato che è una lancia che si può ottenere tramite il Battle Pass, e quindi di conseguenza non bisogna avere troppi sbattimenti di trovare le ricette e cose, ma avere la possibilità di trovarne una al mese comunque, o comunque di poterla raffinare una volta al mese, è già, diciamo, una sicurezza, tra virgolette. Per quanto riguarda invece le altre armi, che si possono ovviamente utilizzare per una build DPS in generale, sempre indipendente, quindi non tanto fisica, ma una build da DPS, che può essere ovviamente una sub DPS o una DPS principale, metto in mezzo la Lytic Spear e anche la Primordial Jade. La Lytic Spear in realtà non è consigliatissima per lei, essendo comunque rappresentativa di un personaggio di Mondstadt, però se si costruisce un team con tutti i personaggi di Lyve a fianco, abbiamo la possibilità di poter sfruttare il bonus di attacco e crit rate che diamo al nostro personaggio. Ovviamente il bonus attacco e crit rate è assolutamente buono per lei, dato che, come vi ho detto prima, il crit rate viene dato anche al team grazie all'ascensione numero 4, però è anche relativamente difficile da ottenere e raffinare. È dipendente dalla composizione del team, perché è un'arma che si ottiene soltanto dalle pool, e inoltre, come detto prima, avere i personaggi di Lyve aiuta ad aumentare i bonus, ma sicuramente non aiuta il personaggio di per sé. Mentre invece la Primordial Jade è un'arma 5 stelle, ha un alto coefficiente di attacco base, bonus per quanto riguarda i danni dagli attacchi normali che effettuiamo col nostro personaggio, e bonus di attacco e crit rate. Quindi diciamo che in generale aumenta tutto. Infatti la Primordial Jade è un'ottima lancia per un qualsiasi DPS che per l'appunto sfrutti la lancia. Però anch'essa è difficilissima, anzi, da ottenere e raffinare. Essendo un'arma 5 stelle, se non in un banner rate up, è davvero difficile da ottenere. Per quanto riguarda invece gli artefatti, invece, ovviamente per quanto riguarda una build da DPS, ovviamente sottolineo il set Gladiator, perché il set Gladiator può essere utilizzato a 2 o 4 pezzi, in base ovviamente alla build in questione e anche in base al team che stiamo facendo girare con Rosaria, dove a parte il fiore e le piume che hanno statistiche fisse di HP e attacco, per quanto riguarda gli altri pezzi di artefatti da equipaggiare, abbiamo l'attacco in percentuale per quanto riguarda la Clessidra come statistica principale, il danno fisico per quanto riguarda la coppa e il danno critico per quanto riguarda la corona. Va bene anche il danno, va bene anche il critical rate, quindi il rateo di critico per quanto riguarda la corona, ma dipende l'arma che utilizzate e anche, diciamo, in base all'arma che si utilizza, forse è meglio cercare di più il danno critico. Per quanto riguarda il set Gladiator, in endgame è relativamente facile da ottenere, perché si ottiene dai boss, da quelli settimanali, dai boss che affrontiamo per le ascensioni, insieme ovviamente al Wanderer, quindi diciamo che non è difficilissimo da ottenere di per sé, soprattutto in endgame, però il problema principale saranno sempre le substats, perché sono difficili da ottenere sempre quelle che si desiderano. Però l'effetto del set già aiuta lo stesso, perché due pezzi del set aumentano l'attacco del 18% e quattro pezzi invece incrementano ulteriormente i danni inflitti da attacchi normali del 35% se il possessore utilizza spada lancia o spada a due mani. Quindi avere la possibilità anche di non avere main stats particolarmente forti, ma avere già solo il set completo ci permette di avere un aumento dell'attacco e un aumento dei danni fatti, quindi già comunque anche solo equipaggiando 4 pezzi Gladiator completamente a caso abbiamo la possibilità di sfruttare appieno un buon potenziale per un personaggio. Ovviamente ho messo un piccolo trafiletto sotto, dove in base alle build possono cambiare le statistiche principali, e questo ovviamente in riferimento a quello che vi dirò quando vorremmo utilizzare Rosaria come personaggio di supporto. Per quanto riguarda ovviamente un altro set che va bene per Rosaria è sicuramente il Bloodstained. Bloodstained però utilizzato prevalentemente per la build da DPS fisica e non più da build da DPS e basta. Anche perché il DPS fisico, come vi ho detto prima, secondo me è
è la miglior composizione per quanto riguarda il personaggio di Rosaria. Infatti avere una build da DPS fisica tecnicamente dovrebbe includere due pezzi del set Gladiator che abbiamo visto poco fa più due pezzi del set Bloodstained che vediamo in questo momento. Anche in questo caso attacco percentuale per quanto riguarda la Clessidra, danno fisico per quanto riguarda la coppa e danno critico per quanto riguarda la corona. Soltanto due pezzi in questo caso, Bloodstained va utilizzato soltanto con due pezzi, non con quattro, in quanto il set Bloodstained aumenta il bonus dei danni fisici del 25% se si possiedono due pezzi equipaggiati. In questo caso non conviene equipaggiarne di più, perché come vi stavo dicendo prima, l'unico bonus che ci serve da questo set è il bonus da due pezzi, ovvero danno fisico aumentato del 25%. Per quanto riguarda invece la build da supporto, che ovviamente può essere anche catalogata da DPS non indipendente, quindi un DPS che comunque ha bisogno di essere in un qualche modo aiutata dai compagni di team, in questo caso consiglierei senza ombra di dubbio l'attacco in percentuale per la Clessidra, i danni di ghiaccio per quanto riguarda la coppa e i danni critici per quanto riguarda la corona. Ovviamente equipaggiare due pezzi del set ghiacciato che ci consentono ovviamente di aumentare il bonus dei danni di ghiaccio. Quindi avere due pezzi di Blizzard Strayer e due pezzi di Gladiator, ad esempio, ci permettono di avere una Rosaria DPS che però non è indipendente. Non è indipendente perché Rosaria, se in coppia con Chongyun, ha la possibilità di sfruttare la risonanza elementale, quindi la doppia risonanza Crio. Inoltre, trasformare i suoi attacchi fisici in attacchi ghiacciati e quindi di conseguenza sfruttare il danno di tipo ghiaccio, cambiando il suo bonus fisico in bonus ghiaccio. Si consiglia almeno la seconda costellazione di Chongyun e la prima di Rosaria. Questo perché ovviamente la prima costellazione di Rosaria, come abbiamo visto prima, aumenta la velocità di attacco e la potenza degli attacchi normali, mentre invece Chongyun con la costellazione numero 2 ci consente di ridurre il cooldown dell'elemental skill mentre siamo all'interno del cerchio che lui produce con la sua elemental skill. Inoltre, cambiando i nostri danni fisici in ghiaccio, ci consente ovviamente di concentrarci maggiormente sul danno crio che possiamo fare ai nostri avversari e non più sul danno fisico come prima. Infatti, se si vuole utilizzare questo tipo di build, è consigliabile cercare l'attacco in percentuale per la Clessidra, danni di ghiaccio per quanto riguarda la coppa, quindi crio damage, e danno critico per la corona. Andiamo ancora avanti perché adesso invece parliamo della build da supporto. Il supporto ovviamente per quanto riguarda Rosaria deve essere concentrato sulla capacità di poter accumulare tante orb alla volta e poi successivamente fare danni o comunque avere la possibilità di spalmare il suo attacco burst. Ovviamente le lance migliori a mio avviso che si possono equipaggiare a Rosaria saranno senza ombra di dubbio la Skyward, che è un'arma comunque 5 stelle che ovviamente ha un bonus in energy recharge che già è ottimo, in crit rate, velocità di attacco e bonus di danno base in base all'attacco, cioè di danno in base all'attacco. Quindi diciamo che la Skyward sarebbe praticamente l'arma perfetta per qualsiasi supporto che utilizza la lancia. Però anche questa è difficile da ottenere, è difficile da raffinare. Essendo un'arma 5 stelle, purtroppo non abbiamo la possibilità tutti di poterci mettere le mani sopra. Anche se a mio avviso è una tra le lance più forti per quanto riguarda il supporto del nostro personaggio. Poi ho messo nuovamente la deathmatch perché aumentando il bonus di crit rate, che può essere importante anche per il party, dato che Rosaria può dare un bonus di crit rate al party, avere tanto crit rate con il personaggio di Rosaria sicuramente aiuta. E poi avere crit rate e crit damage in combinazione successivamente potrebbe essere buono anche dal punto di vista dei danni. Poi successivamente abbiamo messo anche la prototype, che comunque ci consente di essere facilmente raffinata, di essere facilmente utilizzabile, anche perché
Anche questa lancia possiede il bonus in Energy Recharge, quindi per un supporto l'Energy Recharge è assolutamente importante. Bonus dopo aver sfruttato l'Elemental Skill, che per quanto riguarda Rosaria permette di attaccare alle spalle i nemici e quindi aumentare il suo crit rate e anche quello del party, ed è facile da ottenere e facile da raffinare, in quanto anch'essa può essere costruita dal nostro fabbro e quindi di conseguenza ci permette di essere efficienti da quel punto di vista. E poi la Favonius, perché la Favonius anch'essa ha un bonus in Energy Recharge, bonus legato al crit rate, che fa molto gola e fa molto comodo a Rosaria, ed, ha una ed è anche discreta per quanto riguarda la capacità di ottenimento e la raffinazione, perché essendo comunque una 4 stelle, in base anche alle pull che facciamo all'interno del gioco, abbiamo molta probabilità comunque di poterla ottenere. Per quanto riguarda il supporto, ovviamente il set di artefatti che consiglio assolutamente sono i due pezzi o quattro pezzi del set Noblesse Oblige. Per quanto riguarda i due o quattro pezzi è a discrezione del giocatore, perché se si vuole utilizzare una Rosaria che faccia dei danni di ghiaccio e quindi sia un supporto elementale legato all'elemento di ghiaccio, consiglio ovviamente di utilizzare due pezzi di Blizzard Strayer e due pezzi di Noblesse. Però potremmo anche utilizzare Rosaria come un personaggio full Noblesse, per sfruttare l'effetto dei quattro pezzi e permettere a Rosaria non tanto di essere un supporto elementale, ma un supporto offensivo per quanto riguarda il team. Per quanto riguarda le caratteristiche in questo caso da cercare sono Energy Recharge per quanto riguarda la Clessidra, Danni Ghiaccio per quanto riguarda la Coppa e Critical Rate per quanto riguarda la Corona. In questo caso preferisco il Critical Rate al Critical Damage, perché essendo supporto, in base ovviamente a quello che dobbiamo fare, non ci interessa tanto fare danno, ma ci interessa dare il bonus di Crit Rate al resto del party, al resto del team. I danni possiamo farli col danno di tipo Ghiaccio, con la coppa, perché appunto utilizzando comunque la burst faremo comunque danni di ghiaccio, ed Energy Recharge importantissima da affiancare a quella delle armi per avere la possibilità di accumulare velocemente la burst da poter spammare più e più volte. Il set Noblesse Oblige permette di aumentare i danni elementali effettuati dall'attacco burst del 20% con due pezzi, quindi già questo è molto importante. Abbiamo anche un bonus aggiuntivo per quanto riguarda il danno prodotto. Mentre con quattro pezzi è possibile aumentare l'attacco dell'intero party del 20% per 12 secondi quando si effettua l'attacco burst, e l'effetto ovviamente non è staccabile. Però fare l'elemental burst, quindi avere la possibilità di spammare sempre l'elemental burst con Rosaria, ci consente di avere questo bonus di 20% d'attacco permanente praticamente all'interno del party, e quindi di conseguenza è buono. Per cui utilizzare due pezzi se si vuole utilizzare anche il Blizzard Strayer, quindi fare un supporto offensivo ma al tempo stesso elementale, oppure un supporto full offensivo, quattro pezzi di Noblesse Oblige. Infine, per quanto riguarda la composizione del team building, è un po' un discorso soggettivo. Ognuno ha le proprie idee, ognuno ha le proprie composizioni di team, però penso che le linee di base possano essere queste. Rosaria da DPS può essere affiancata benissimo a uno Zhongli supporto che le fa lo scudo e quindi le consente di avere una sopravvivenza più elevata, insieme a Bennett e Xianling che sfruttano la risonanza di fuoco e i danni di tipo melt che può produrre insieme a Rosaria. Bennett con un full set Noblesse Oblige fa lo stesso ruolo di una Rosaria supporto e quindi di conseguenza avere il bonus d'attacco aumentato, che sicuramente farà comodo. Come DPS non elementale possiamo affiancarla a un Bennett per le cure e per il set Noblesse, come detto prima, però possiamo anche affiancarla a Chongyun, come vi ho detto poco fa, per sfruttare i danni di tipo ghiaccio, e Sucrose, per esempio, full set Viridescent per incrementare il debuff di danno ghiaccio che possiamo fare ai nostri avversari, e quindi di conseguenza sfruttare al 100% il danno elementale. E poi infine come supporto può essere benissimo utilizzabile insieme a una Fischl per produrre un effetto di superconduct se utilizzato una Fischl come DPS fisico, con Razor per lo stesso motivo, Beidou per lo stesso motivo, quindi diciamo che lei, sfruttando la sua risonanza ghiacciata o comunque il suo elemento ghiacciato, può essere tantissimo d'aiuto ai personaggi di tipo elettrico per applicare superconduct e fare danni successivamente fisici, oppure utilizzarla per reazioni elementali come il melt, come il frozen, oppure tutto quello che vi interessa. Questi sono ovviamente degli esempi fatti così
in base al mio modo di giocare, al mio game style, però ognuno avrà sicuramente i propri, diciamo, i propri schemi mentali. So che il video è venuto un po' lungo, però ho cercato di essere veramente il più sintetico possibile. Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, di questa schematizzazione del video e di questo progetto che comunque mi piacerebbe portare avanti, perché mi sono anche divertito a montare le varie immagini e a montare il video. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate del video di Rosaria e di tutto quello che ho detto, e io come sempre vi aspetto con un prossimo video. Bye bye.